Negli anni 50, anche in Italia, cominciò a diffondersi l'impiego da parte delle forze di polizia della nuova macchina volante ad ala rotante, affermatasi sul finire del secondo conflitto mondiale per le sue prerogative di volo, versatilità di atterraggio, osservazione e trasporto. Dal controllo dall'alto del territorio al trasferimento veloce del personale. E fu così che nel lontano 1956 fece qualificare presso l'aeronautica militare 6 ufficiali subalterni nella osservazione aerea, impiegati successivamente con elicotteri e con piloti dell'aeronautica militare in zone di particolare interesse operativo, Lazio, Sicilia e Sardegna. Il percorso aereo dell'Arma partiva da lontano, trovando le sue premesse ed i suoi eroi nei carabinieri piloti presenti nei cieli sterminati della Grande Guerra, tra cui il valoroso e pluridecorato Ernesto Cabruna. Già nel maggio del 1960, atteso l'evidente successo conseguito principalmente in missioni anti-abigeato ed aerocooperazione, in occasione di rastrellamenti e battute, l'Arma decise di approvvigionare i primi 4 elicotteri per fronteggiare alcune emergenze di ordine pubblico nelle zone della Sardegna, della Sicilia e della Calabria. A partire dal 1963, l'Arma dei Carabinieri inviò le prime aliquote di proprio personale a frequentare i corsi della Scuola di Volo Elicotteri Frosinone e della Scuola Specialisti Caserta, entrambe dell'Aeronautica Militare, per la necessaria qualificazione alla neonata specialità. Nel 1964 fu quindi costituita presso la citata Scuola di Volo Elicotteri dell'Aeronautica Militare la prima sezione elicotteri dell'Arma, trasferitasi successivamente nel 1965 a Pratica di Mare, Roma, con la denominazione di Base Elicotteri. Nel periodo compreso tra 1960 e 1969 vennero acquisiti 30 elicotteri della serie AB-47, suddivisi in diversi modelli, 47 Iota, 47 Iota 3 e 47 G3B1. Dal 1965 si procedette alla costituzione dei primi nuclei elicotteri nelle sedi di Bolzano, Cagliari e Palermo, alle dipendenze di impiego disciplinare delle rispettive legioni ed addestrative e tecniche dalla base elicotteri di Pratica di Mare, che nel 1966 assunse la denominazione di Centro Elicotteri. Seguì negli anni successivi la costruzione di altri reparti volo, che attualmente assommano 18 nuclei elicotteri dislocati su tutto il territorio nazionale. Nel corso del 1984 cominciarono ad arrivare anche i primi esemplari del potente biturbina Augusta Bell AB-412. Una scelta dettata dalla necessità di equipaggiare l'Arma con un mezzo moderno, potente e versatile da destinare ai compiti di trasporto truppe con il quale sostituire gli ormai anziani AB-205. Questi elicotteri multiruolo operavano anche in appoggio alle unità speciali, quali il Reggimento Carabinieri Tuscania, gli Squadroni Cacciatori e il Gruppo di Intervento Speciale GIS. Nel 1999 il centro elicotteri fu riordinato in raggruppamento elicotteri e a partire dal 2006 assunse l'attuale denominazione di raggruppamento aeromobili carabinieri. Nello stesso anno fu immesso in servizio il primo aeromobile ad ala fissa, ossia il Piaggio P180 Avanti 2, che ancora oggi viene impiegato per compiti istituzionali di trasporto veloce, sia in missioni di collegamento che in missioni speciali. Nel 2017, a seguito dell'assorbimento nell'Arma del Corpo Forestale dello Stato, che è confluito nella specialità dei Carabinieri Forestali, le competenze del servizio aereo dell'Arma si sono arricchite della preziosa componente IB per il contrasto degli incendi boschivi, al fine di concorrere alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente.
Successivamente, nel 2019, sono stati acquisiti i primi elicotteri AV-139 per sostituire a mano gli ormai obsoleti AB-412, che saranno definitivamente rimpiazzati anche con i nuovi AV-169 già entrati in linea a partire dal 2023. Nel corso del 2024, infine, arriveranno i primi esemplari del nuovo elicottero monomotore AV-119, che rappresentano la svolta nel panorama tecnologico del servizio aereo, consentendo di continuare ancora, dopo 60 anni, a rafforzare ulteriormente il valore del contributo che questo reparto ha dato alla crescita e al consolidamento della speciale relazione che lega l'arma al nostro paese. I compiti del servizio aereo possono essere così riassunti: assicurare la disponibilità di equipaggi per l'effettuazione di missioni di volo a supporto dei reparti dell'Arma per l'assolvimento dei compiti di istituto, quale funzione diretta delle esigenze dei reparti territoriali e speciali nella loro incessante, capillare azione preventiva e repressiva della criminalità, di tutela dell'ordine pubblico e di difesa delle istituzioni dello Stato. Già impegnato anche in occasioni di soccorso alle popolazioni in casi di calamità naturali o per esigenze umanitarie dal 2017, a seguito dell'assorbimento nell'Arma del Corpo Forestale dello Stato, confluito nella specialità dei Carabinieri Forestali. Fornisce concorso alla tutela e alla salvaguardia ambientale, espletando anche missioni di antincendio boschivo grazie agli assetti aerei ereditati in quell'occasione. Questi primi 12 lustri, tuttavia, stanno volgendo al termine in un momento caratterizzato da profondi cambiamenti sociali e da una complessa congiuntura economica nel quale il servizio aereo dell'Arma dei Carabinieri e tutta l'istituzione vanno ancora producendo un grande sforzo per intercettare le esigenze della collettività e individuare le più aderenti risposte operative. Sono una concreta testimonianza di questo sforzo le innumerevoli operazioni di polizia, di controllo e vigilanza e di protezione civile e di soccorso, nelle quali gli uomini del servizio aereo hanno dato prova della generosità, della competenza e del coraggio che sono i tratti distintivi di ogni carabiniere. Ad Maiora, al servizio aereo dell'Arma dei Carabinieri.